In occasione della 13ª giornata del contemporaneo AMACI, i musei associati hanno aperto gratuitamente le loro porte al pubblico. Per l'occasione siamo andati a trovare Pier Callegarini, designer e artista definito il Trevigiano della Luce. Nel proprio atelier aperto al pubblico per l'occasione, Callegarini si è esibito in una sua performance denominata Momentum. Sii sempre cosciente del momento. Sì, grazie, devo sempre ringraziare Valdo TV, devo anche ringraziare l'AMACI, che è l'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea, e oggi siamo qui in occasione della 13ª giornata del contemporaneo, quindi su invito di AMACI abbiamo noi artisti e anche i musei, oggi teniamo gli studi e gli atelier aperti ai musei. Oggi presento Momentum, che è una riflessione sul momento, cioè la consapevolezza di vivere il momento. Si parte che quando siamo giovani, non mi reputo vecchio, ma diciamo neanche giovanissimo, quando siamo giovani cerchiamo sempre di andare avanti, guardare avanti, guardare avanti. A un certo punto della vita ti scopri che sempre questa mia visione di guardare avanti, dici sì, ma adesso devo soffermarmi e vivere anche l'oggi, pensare all'oggi, perché se penso sempre al domani mi perdo l'oggi. E quindi oggi in 21 minuti, perché 21 minuti sono il 21esimo secolo, 21 minuti sono la soglia massima di attenzione che ha una persona, e 21 minuti è il significato del simbolo della lealtà. Quindi abbiamo 21 tavolette qui rappresentate che sono raggrovigliate nella nostra vita. Ci sono delle tavolette più aggrovigliate e le tavolette meno aggrovigliate. E nell'intervallo dei 21 minuti abbiamo 10 tavoletti che stanno a indicare i 10 minuti. Che sono 10 minuti, sembrano un intervallo breve, ma invece nei 10 minuti possiamo fare tante cose, anche cambiare la nostra vita. Molte volte nella banalità del quotidiano diciamo arrivo tra 10 minuti, lo faccio tra 10 minuti, ma ripassano 2 ore. Quindi soffermiamoci oggi in questi 21 minuti e 10 minuti. La performance parte con un'installazione, in questo caso ho già un'installazione, e adesso vedrete, cercherò di coinvolgervi e di emozionarvi per questi 21 minuti. Grazie, Valdo TV.